e benvenuti in questo nuovo video, che è il primo video di una nuova serie di video che ci saranno nel mio canale. Come vi avevo accennato nel precedente video dove vi facevo rivedere i regali di Natale, che se non l'avete visto ve lo lascio qui sopra nella scheda, in quel video vi dicevo che ci sarebbero state delle novità nel mio canale. Una delle novità è proprio questa, ovvero questa tipologia di video che ritorno a fare dopo tanto tempo, che è il Face of the Day e l'Outfit of the Day. Voglio però non tanto cavalcare l'onda degli outfit proprio alla moda con capi di ultima tendenza eccetera, ma voglio invece sfruttare i capi che ho nell'armadio, che sicuramente avrete tutti quanti perché sono tutti capi basici. Io non ho dei capi particolari, ma ho la maggior parte dei capi sono basici, ho due o tre cosine particolari. Però proprio partendo da quei capi basici voglio proporvi degli outfit che sicuramente non saranno degli outfit esageratamente complicati o pensati, saranno sicuramente degli outfit già visti, degli outfit banali, molto semplici, che però magari degli abbinamenti di colore, degli accostamenti di colore non tutti avevano pensato di poterli fare. Ecco, questo secondo la mia testa è quello che io vorrei andare a fare, ovvero partendo dalla semplicità cercare di portarvi degli spunti che vi possano essere utili. Certo, non, cioè, non mi accingo a diventare una fashion blogger o quello che sia, cioè mi piace la moda, mi piace seguire la moda, mi aggiorno sulle varie tendenze, però ecco, da qui a poi acquistarli e mettere in pratica la moda ci passa un pochino, almeno per me. Io preferisco prendere magari dei capi singoli o comunque particolari per poi abbinarli a dei capi basici. Comunque, fatta questa piccola premessa, inizio subito col farvi vedere l'outfit of the day. L'outfit di oggi è composto, è molto molto semplice ed è composto da questo maglione, che è un maglione preso da Piazza Italia con la scritta Sweetness, penso che vuol dire dolcezza, ed è un maglione di lana molto molto pesante, molto molto pesante, ed è un tipico maglione invernale di quelli natalizi. Sotto indosso un paio di leggings neri, che sono i leggings quelli da palestra del Decathlon, e sotto ancora i miei stivali, questi qui bassi, senza tacco, alti fino a sotto al ginocchio, classici, che vi ho fatto vedere in una haul precedente. Questo è tutto l'outfit, che è molto molto semplice come vedete, e con un capo basico che sono appunto i leggings neri e gli stivali. Passiamo invece adesso al make-up. Allora, il make-up che ho fatto oggi è uno smoky naturale matte. Allora, come base ho utilizzato questo, che è il fondotinta della L'Oreal, l'Infallible 24 ore matte, che è praticamente la seconda confezione che utilizzo, ed è in colorazione beige éclat. Questo è uno dei fondotinta che mi piacciono particolarmente, lo sto utilizzando anche per terminarlo perché manca pochissimo ed è un po' che ce l'ho aperto. Come cipria ho utilizzato invece la Radiant Fusion di Kiko, che è questa cipria qui, questa cipria cotta, e utilizzo maggiormente questa perché dà un effetto comunque semi-illuminante all'incarnato ed è impalpabile. E quindi ho utilizzato questa, e questa è nella colorazione 03, questa è la colorazione 03, la mia. Come blush, sempre di Kiko, ho utilizzato questo, che è un bronzer di quelli che escono tutti gli anni nelle collezioni estive. Questa è la colorazione più chiara che propongono sempre, perché c'è anche una colorazione più scura. Questa è la colorazione più chiara e io l'ho utilizzato appunto per fare questa sorta di blush bronzer insieme luminoso, perché ha appunto delle iridescenze luminose sul dorato. E questa è in colorazione 200 Warm Melange, che voi potete benissimo trovare appunto, come vi dicevo, nelle collezioni estive che Kiko propone ogni anno.
Come mascara ho utilizzato il Better Than Sex, ovviamente. Ovviamente questo fa parte dei regali di Natale che ho ricevuto quest'anno. Se non avete ancora visto il video sui regali di Natale, vi lascio nella scheda qui sopra il link al video, così potete andarlo a guardare. Comunque questo qui è la mini taglia, perché mi è stata regalata la mini taglia. E poi sulle labbra ho indossato la NYX Lingerie, questa qui, in colorazione molto molto nude, che è appunto la Push Up. È una colorazione veramente veramente nude, molto nude, come potete notare, però è una, mi piace tantissimo questa tipologia di lipstick. Sì, liquid lipstick, mi piacciono tantissimo perché comunque rimangono matte, rimangono per tanto tempo sulle labbra, anche se le seccano un tantino, quindi per chi ha magari le labbra un po' tanto secche consiglio di mettere prima un burro cacao, in maniera tale che le labbra poi, una volta che il prodotto si secca, non facciano quelle righe un po' antiestetiche che di solito fanno i lipstick, questi qui matte. Comunque, come colorazione mi piace veramente tanto, la utilizzo molto molto molto. Infine, il pezzo forte con cui ho fatto questo make up è questa palette qui, scusate, l'ho messa al contrario, questa palette qui di Make Up Revolution, che se notate è la dupe della palette di Kat Von D, mi pare, sì. Dovrebbe essere la palette dupe di Kat Von D. Io per fare questo make up ho utilizzato questo colore qua, che è questo rosso, che ho messo appunto sulla palpebra mobile, e poi invece nella piega ho messo questi due mixati. E come punto luce ho utilizzato questo, che è un giallino, eccolo qua, un giallino. Perché a me sinceramente i colori illuminanti bianchi bianchi non piacciono e non stanno neanche tanto bene. Infatti, come potete vedere, questo qui non l'ho mai utilizzato, questo l'ho utilizzato pochissimo, questo invece non l'ho utilizzato per niente perché è troppo chiaro. Preferisco sempre utilizzare una tonalità del genere per fare il punto luce. Comunque questa palette a me piace tantissimo, io la trovo molto molto versatile. Pensavo che non avesse una scrivenza esagerata e invece mi devo ricredere, perché ha una scrivenza veramente eccezionale. Io ho avuto già esperienze con palette che costavano pochissimo, dupe di altre palette, e mi sono trovata male. Invece con questa mi sto trovando molto bene. Poi mi ha stupito il fatto che, pur essendo degli ombretti tutti matte, sono particolarmente scriventi. Quindi questa palette, se volete provarla, che cercate dei colori matte, questa palette è veramente strautile e stracomoda. In più avete tre tipologie di look, perché con questo quad qui potete creare dei look particolarmente caldi, sui toni caldi. Con questo potete creare dei look freddini, diciamo, semifreddi. Con questo potete creare dei look per tutti i giorni, neutri, diciamo. Queste tre tipologie, questa tipologia di palette a me piace tantissimo perché è una palette che ti permette di poter sfruttare tutti gli ombretti, anche mixarli tra di loro e dar vita a dei make up sempre nuovi, ogni giorno più nuovi, e passare da make up molto chiari a make up scuri, come ho fatto io oggi. Io questa palette la uso tantissimo per fare questa tipologia di make up perché mi piace veramente tanto, perché non è un make up pesante da poter utilizzare solamente la sera, essendo degli ombretti matte, ma è una tipologia di look che a me piace tantissimo sfruttare anche di giorno, e infatti lo faccio molto spesso. Poi soprattutto con questa colorazione calda in questo modo mi piace veramente tanto, quindi io ve la promuovo tantissimo questa palette. Se non l'avete ancora vista, provata, swatchata, andatela a swatchare perché è veramente veramente comoda, bella, scusate, è veramente bella. E poi appunto ci sono queste colorazioni che sono versatilissime, ed è appunto questa palette qui.
l'Ultra Eye Contour Light and Shade di Make Up Revolution. Ebbene, questo è tutto il video, è un video molto molto veloce, ma vuole essere proprio una tipologia di video ristretta, in pillole proprio, proprio per darvi un appunto, diciamo, su quello che io utilizzo tutti i giorni. Bene, questo è tutto, io spero che vi sia piaciuto questo video, se vi è piaciuto spolliciate, mettete tanti like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, tanto è gratis, a voi non vi cambia nulla, e quindi fatelo tranquillamente, nessuno vi verrà a chiedere qualcosa in cambio, e niente, ci vediamo al prossimo video.